Bene, ragazzi, questa settimana non abbiamo fatto il nostro consueto update per quanto riguarda i mercati, quindi l'analisi dei grafici. Lo facciamo oggi perché lunedì è uscito il super mega, super stop, stop video relativo all'analisi fondamentale dei mercati delle cripto. Chi non l'ha visto è un sacripante, come dicevano quelli di My Gold, Ma eh, andatelo a vedere, ragazzi, perché cambia un po' la visione radicalmente del eh, settore cripto, un po' eh, apriamo e aggiungiamo qualcosa di nuovo. Eh, cosa sta succedendo? Il eh, rimbalzo agognato di Bitcoin tarda ad arrivare ragazzi, ma soprattutto eh, debolezza anche per quanto riguarda ETH, ma tutto è eh, driven dal Nasdaq eh, 100, secondo me ragazzi, quindi tutto deriva dalla questione legata ai mercati Old economy ragazzi che non sono messi assolutamente eh, bene per questa fase temporale non ovviamente per la, la loro struttura di trend che eh, insomma sale da, da due anni tre anni quindi diciamo non c'è il problema però oggi andiamo a fare il punto della situazione Vediamo un po' che cosa sta combinando Bitcoin nella fase veramente rischiosa di Bitcoin, ma non è solo lui. lui. Diciamo ragazzi, ci sono una serie di cripto che stanno un po' girando, stanno un po' modificando la loro struttura, la cosa non mi piace assolutamente, sono ehm, in attesa del rimbalzo del nuovo ciclo mensile di Bitcoin. Se tarda ad arrivare la questione non mi piace assolutamente, e, insomma si soffre ragazzi, non ve lo nascondo, diciamo, si soffre un pochino e soprattutto sto iniziando a pensare a un'idea di andare a um, ridurre ancora di più le mie posizioni in hold che sono al 60% circa uh, in questo momento, 60-65% vorrei portarle al 35% nei prossimi mesi qualora la questione si mette male e poi rientrare ovviamente pian piano facendo anche magari uno stock picking eh, mirato, quindi in questo caso non è uno stock ma è un crypto picking mirato. Allora, analisi ciclica di Bitcoin, analisi ciclica di Ethereum, analisi confrontata multi market con Nasdaq 100 importantissimo in questa fase, vediamo anche alcuni indicatori macro e, e qualche chicca sulle nostre top 7 crypto che stavamo seguendo da un po' ho chiuso link ragazzi perché non mi è piaciuto l'atteggiamento ha invertito l'ho chiusa tra l'altro anche in leggerissimo loss ma ho preferito chiuderla e vi faccio vedere tutte queste cose ma è arrivata è arrivata una novità ragazzi, una super 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 novità. Indovinate un po? Ed è eccola qui ragazzi, è un nuovo gioiello, ed è ETH, ragazzi, mandato da Gianni. Eh, ti ringrazio, Gianni, che mi ha mandato un pacco regalo di Natale, è arrivato con un po' di ritardo, ma super, eh, diciamo, uh, uh, preferito, perché c'è dentro un po' di rumbo, e eh, guardateli qui come sono spettacolarmente belli uno accanto all'altro. Chissà ci porta fortuna se li mettiamo qui insieme. Andiamo ai grafici, ragazzi, allora... Scusate ragazzi non c'era l'audio, ecco quelli che sono i grafici di oggi, andiamoli subito a uh, vedere e ovviamente ragazzi io vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora uh, non l'avete fatto e lasciatemi anche i pollicioni per questi super uh, video, ma uh, ragioniamo intanto, prima di ogni cosa, su Bitcoin um, uh, Ieri aveva tentato una fase di rimbalzo, ma poi è stato... Uh, subito sbattuto uh, dietro da parte della, um, diciamo, della. Mercato soprattutto perché il mercato old economy Quindi il Nasdaq ha invertito bruscamente E è tornato tutto in bearish Allora cosa è successo in questa fase ragazzi? Io sono sempre del mio avviso Che qui è iniziato un nuovo ciclo mensile Intorno al 17 di dicembre Siamo in fase di chiusura del ciclo mensile Aveva fatto questa shadow ribassista Un pochino forse troppo precoce e quindi ancora questa fase qui ci può stare ragazzi, siamo a 33 giorni classici di questo ciclo, ma soprattutto se effettivamente questo è la, uh, il minimo della ripartenza del ciclo mensile di Bitcoin di dicembre e dicembre-gennaio, ovviamente siamo in una situazione fatta così, ci può stare con questo raccordo prima di avere un nuovo ciclo mensile. Io sono ancora nell'attesa di partenza di un nuovo ciclo mensile. Uh, un minimo in questione dovrebbe scendere teoricamente al di sotto di questo minimo a 39,5, ma essendo questo nasciato, potrebbe anche decidere il mercato di chiudere semplicemente al di sotto di questa close che invece è molto più alta perché è 41.005. Come vedete siamo lì ragazzi, quindi siamo in una situazione di doppio minimo, basta un nulla veramente per dichiarare nuovo minimo inferiore a questo precedente. C'è anche da dire che la situazione è strettamente pericolosa, quindi perché eh, anche questo rialzo che è avvenuto da qui, eh, in realtà ragazzi è un, già un rialzo sufficiente a far partire un nuovo ciclo settimanale e se non riparte in pratica una nuova fase entro domani, ok ragazzi? Quindi veramente pochissimo tempo, anche per questo questa settimana ho aspettato un po' di giorni prima di farvi questo video, eh, se non riparte la questione si mette male, diventa estremamente complessa e... Una non partenza di un ciclo mensile da questi livelli e soprattutto la perdita di questo livello di supporto innescherebbe un ribasso fino a 37-36 mila dollari, quindi un altro 10%, eh, eh, ragazzi, andando a impattare in maniera profonda anche sull'eventuale ripresa poi nei prossimi mesi. Tutto è possibile, lo sappiamo, però una cosa del genere è meglio non vederla. Mentre da un punto di vista app, il mercato ha lasciato degli indizi notevoli e soprattutto facilmente aggredibili dal mercato. Quindi in realtà, Bitcoin, ragazzi, se riesce a trovare le forze, ma poi. Eh, questa volta dobbiamo dire che non dipende solo dal mercato delle cripto perché è molto stretta la relazione con il mercato hold, quindi Nasdaq che invece sono loro che stanno un pochettino perdendo aderenza. Forse il mercato cripto sta un po' avendo paura di questo e quindi in questo momento sta riposando, però eh, la ripartenza del ciclo mensile se dovesse avvenire ed essere confermata a un livello di resistenza molto basso che il mercato potrebbe romperlo facilmente e quindi ritornare in trend di breve al rialzo, perché poi quello che stiamo aspettando, in sostanza, ragazzi, è l'inversione di questo swing ribassista che praticamente non ha avuto nemmeno un momento di inversione, tranne questa piccolissima finestra che veramente è stata eh, stretta, piccolina, quindi uno swing di eh, riflessione, quindi di rimbalzo veramente, neanche un ABC proprio minuscolo, quindi noi stiamo aspettando un'inversione notevole che fa questo tipo di atteggiamento. Siamo a 3-3 mesi di candele rosse, ad oggi mancano 10 giorni alla chiusura del mese di gennaio è già comunque un evento sostanzioso, tre mesi rossi, tutti quanti, quindi questa cosa potrebbe essere vantaggiosa ehm, anche a livello statistico in una fase di ripresa. Questo livello facilissimo da raggiungere per Bitcoin, 45.000 dollari, 45K ragazzi, è facile da raggiungere, basta un niente e mh, insomma questo già ci fa ben sperare perché... Se in effetti Nasdaq ci dà un po' di tregua e se in effetti da qui parte un nuovo ciclo, il raggiungimento e la eh, rottura di questo livello è fattibile questa volta perché non è un livello molto alto. Quindi il mercato potrebbe tranquillamente andarci, romperlo e dichiarare invertito il trend di breve. Poi da lì bisogna ragionare e capire che cosa può fare, cosa non può fare, se ha spinta o non ha spinta. Purtroppo, questo poi dovremmo andarlo a vedere. Pian piano, però, la questione è, è questa qui, ragazzi. Quindi io al momento sono ancora alle prese con i miei tentativi di long che, però, vengono stoppati anche quello di ieri. Ieri sera tra l'altro ho fatto il long mentre eravamo in uh, diretta live con i ragazzi. A proposito, a proposito vi do una brevissima news. Eh, I ragazzi di Cryptomeme, ragazzi, hanno fatto un uh, dei, dei nostri Crypto Punk relativi a youtuber italiani e li hanno messi in vendita ovviamente solo ed unicamente per beneficenza eh, e questo tutto ricavato verrà devoluto all'associazione informatici senza frontiere che eh, aiuta veramente eh, tantissime persone disagiate e con determinati problemi a, a, ad avere accesso alla tecnologia sia per migliorare le loro uh, possibilità sociali sia anche per migliorare la loro propria cultura informatica e magari creare un po' di sviluppo. Ragazzi, vi faccio vedere questa cosa che è carinissima. Vi lascio il link nella descrizione di questo video: cioè il mio CryptoPunk con il Bitcoin in mano, ragazzi, um, inferiore a questa cifra non si poteva. Uh, diciamo mettere perché non c'è la possibilità di fare l'asta quindi un piccolo contributo chi vuole può acquistarlo ragazzi già 7 lo hanno uh, comprato ne restano 43 quindi andatevi a comprare questo CryptoPunk è sulla rete Polygon di OpenSea quindi non c'è problema relativo alle fee e, e contribuiamo uh, anche noi a questo bellissimo progetto che secondo me è stato veramente interessante, poi sono sempre belle queste cose ragazzi, alla fine eh, per noi aumentire le crypto non, non è molto, è, è molto bello anche partecipare tutti insieme a queste cose qui. Va bene, allora andiamo a uh, vedere un po' qual è la situazione invece di ETH, quindi per concludere la questione legata a Bitcoin, stiamo nella fase di attesa di questo nuovo Ciclo mensile che dovrebbe ripartire a momenti, eh, vediamo se ce la fa. Vediamo se il prossimo settimanale è quello buono. Poi questo lo vedremo con calma. Ma ehm, al momento io continuo a tentare sempre i miei long. Ovviamente assistito dalle mie strategie, dai miei trading system eh, in costanti. Allora, per quanto riguarda invece, ETH. Bene ragazzi, allora ETH anche lui veramente più debole di BTC, vedete anche in questa settimana siamo a meno 7,42, c'è mercoledì c'è ancora tempo di recuperare, la scorsa settimana era riuscito a fare un leggero recupero dopo il brusco ribasso della prima settimana di gennaio, che aveva fatto praticamente meno 20 quasi Ethereum. Però è rimasto bloccato su questo livello di supporto livello, ragazzi purtroppo estremamente pericoloso perché basta veramente un nulla, e, mm, basta proprio breccare questo livello a livello sia daily che settimanale. Assisteremo a un crash immediato perché c'è un livello le, le, le proprie, di, di, di supporto importante qui che deve assolutamente reggere io penso che ehm, eh, a tutto diciamo il mercato abbia necessità eh, di andare a fare un respiro poi qui avremo una serie di livelli anche di resistenza su eth che lo vedo in questo momento leggermente più affaticato ma ci sta rispetto a bitcoin perché vedete il ribasso di eth è notevolmente stato più piccolo dai massimi rispetto a quello di Bitcoin quindi è normale che in questa fase magari sia leggermente più affaticato guardate che botta Bitcoin in termini di ribasso e guardate invece ETH completamente diverso in termini di ribasso rispetto a quello di eh, al, al ribasso invece avuto da, da BTC quindi ci sta che magari in queste giornate leggermente più uh, eh, tendenzialmente diciamo respira un po' di più questo è il livello importantissimo da tenere. Questo è, il livello, mh, è un grafico sulla struttura settimanale. Andiamo a vedere quello daily. Eh, quello daily anche qui indicherebbe che siamo in una struttura di questo eh, maxi ciclo semestrale di ETH, che ha fatto mh, una struttura a tre cicli sottostanti. Che significa tre cicli sottostanti? In pratica, uno, poi c'è il. Ehm, eh, anzi, facciamo così, ragazzi. Ve lo disegno, facciamo prima. C'è cioè uno, due, e poi tendenzialmente mancherebbe l'ultimo. Questa informazione ci dice che se anche eh, partisse un mensile da qui, eh, ragazzi, potrebbe essere pericoloso, perché potremmo avere il classico rimbalzo del gatto morto prima della chiusura definitiva del ciclo semestrale. Quindi ancora eh, da soffrire tutta questa fase veramente complessa, ma io sono ancora dell'idea che bisogna tentare gli ingressi long perché se il mercato inverte la rotta abbiamo ancora una possibilità per me è così ed è quello che sto tentando di fare poi sul prossimo rimbalzo magari alleggerisco anche le mie posizioni hold poi questo lo vedo lo vedremo insieme ve lo comunico in ogni caso però secondo me ehm, diciamo questa è la strategia migliore per stare sui mercati crypto in questa eh, fase ragazzi va bene anche perché è vero che in questo momento nulla è successo di grave a parte il basso di bitcoin che comunque è stato notevole ragazzi 30 1.000 eh, dollari di ribasso diciamo non sono pochi eh, però in realtà la salute del mercato cripto nel, nel suo complesso non è ehm, peggiorata tantissimo soprattutto nell'ambito della DeFi adesso vi faccio vedere il grafico però questo tipo di mercato chi lo conosce lo sa eh, può cambiare ehm, ehm, diciamo bandiera nell'arco di pochissime ore quindi eh, una cosa è Bitcoin e una cosa è badare alle altcoin, perché le altcoin basta un nulla ragazzi per modificarne l'effetto magari di leverage soprattutto all'interno della DeFi e far crashare questi castelli come avete visto magari eh, con la questione Olympus DAO negli ultimi, eh, nelle ultime settimane. Basta veramente un nulla, un, un, un soffio di vento e cambia radicalmente la questione perché quelli sono mercati... Sono altcoin che sono progetti in evoluzione tecnologica molto forte, quindi eh, potrebbe, potremmo assistere diciamo, a degli scossoni. Quindi al momento secondo me è più utile andare a vedere come è messo Bitcoin e TH e anche l'indice macro della DeFi che vi faccio uh, vedere. Allora andiamo eh, intanto a vedere NASDAQ, qual è la questione legata al NASDAQ e perché... Tutto collegato a lui, e sta rintentando il break della famosa media a 26 settimane di cui vi ho parlato nella, nello scorsi, negli scorsi video. Questa volta mi sa che ci riesce, ragazzi. Allora. Se chiude al di sotto di questa media 26 settimane eh, Dà un'indicazione di inversione di breve periodo Per quanto riguarda questa fase Probabilmente se ne va a chiudere quello che è il ciclo semestrale sicuramente Ma bisognerà poi capire se il ciclo semestrale è già stato chiuso E quindi invertito qui Andremo poi in una fase di laterale ribassista Per quanto riguarda questo mercato Che mh, probabilmente ci porterà ad un minimo verso agosto Quindi... Mh, con la chiusura dell'annuale questa fase è da attenzionare ed è il vero 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 punto interrogativo secondo me che eh, tiene sotto scacco tutto il mercato compreso quello delle cripto capite anche bene come il mercato cripto è fortemente dipendente dai mercati old ragazzi e come vi ho detto nel video nel corso sono analisi fondamentale è il motivo per il quale ritengo che eh, soltanto analisi di natura on chain sul mercato cripto non sono ancora sufficienti a darci delle indicazioni adeguate sull'atteggiamento dei prezzi perché eh, è più importante quello che fanno i mercati hold, quelle che sono le decisioni della politica delle banche centrali quindi in questo momento Nasdaq se chiude e parte un nuovo ciclo semestrale da qui eh, secondo me si va su ragazzi ma se ehm, non ce la fa e scende fino ad agosto potrebbe indicare in maniera eh, inequivocabile che il mercato cripto probabilmente massimi non le fa fino al prossimo ciclo dell'halving, almeno Bitcoin, ragazzi. Poi le altcoin abbiamo visto che eh, invece sono eh, nelle condizioni di poter performare anche un po' meglio. Tutto dipenderà dalle prossime fasi di ripartenza, al prossimo mensile, questo di gennaio se parte o quello di febbraio. Ultimo grafico di oggi, quello relativo alla uh, Total, Define Market Cap è un grafico eh, importantissimo, lo condivido sempre, l'ho messo anche sul, su Instagram oggi ragazzi, in un reel, perché questo è il livello chiave, 140 mm, miliardi. Livello chiave di questo mercato perché il mercato DeFi è il più forte eh, del, eh, delle cripto in questo momento, è più forte di eh, ETH, è più forte di Bitcoin, sono delle criptovalute che hanno una discreta capitalizzazione, non super capitalizzata perché in tutto queste qui poi sono 140 miliardi, quindi capite bene che non è una grande capitalizzazione ma sono sufficienti a dare una mini indicazione settoriale di questo mercato. Dovesse abbandonarci questo indicatore io inizierò a preoccuparmi in maniera più importante. Diciamo così, va bene. Questo è il eh, gioco che attualmente sto, sto tenendo sotto controllo, ragazzi. Questo livello intatte 140. Se viene abbandonato, soprattutto con una close di questo indicatore che trovate su Trend eh, Crypto Total Define Market Cap, eh, se viene eh, rotto sulla time frame settimanale, ovviamente io questi grafici, ragazzi, riguardo solo su TF molto larghi perché sono comunque dei grafici relativi alla total market cap, quindi non si può fare trading qui. Però un sistema di debolezza, vedete che qui siamo tra le medie, quindi ci sta, però eh, un break di questo livello ci porta ad una estrema debolezza e potrebbe spingere ulteriormente a questo livello, ma la perdita poi addirittura di questo livello sarebbe l'ultimo baluardo, perché sotto qui già abbiamo un livello di doppio massimo configurato e break di questo livello qui, che è pericolosissimo per la DeFi, ma poi sotto questo livello è sicuro. Inversione di trend di medio periodo. È un'inversione di trend di medio periodo del settore DeFi non eh, lascerebbe scampo secondo me a un bear market definitivo sui mercati crypto a quel punto probabilmente eh, non c'è storia si scende fino a um, probabilmente settembre-ottobre del 2022 per questo sto tenendo monitorato questi grafici veramente ogni giorno per questo è importantissimo l'attuale fase del mercato delle cripto, poi alcuni di voi diranno va bene ma io continuo ad accumulare e me ne frego totalmente, ehm, non è così semplice perché ragazzi se poi le cose si mettono malissimo nel futuro nessuno di noi vuole stare con dentro delle perdite di meno 80-90% di portafoglio eh, una cosa è bitcoin, una cosa sono altcoin che potrebbero addirittura anche sparire o semplicemente eh, subire magari modifiche radicali eh, anche nei progetti. Quindi è una fase concitata, ma è anche una fase importantissima, ragazzi. Quindi approfondite questi concetti, non lasciatevi abbagliare. Da quelli che sono orizzonti temporali infiniti, che poi nessuno di noi ha, ah, ragazzi, ricordatevi che la vita è nel presente, è giusto ragionare di lungo periodo perché il lungo periodo è la chiave per ottenere grandi profitti. Ma è anche giusto ricordarsi che nessuno conosce quello che succederà nel lungo periodo. E quindi ricordatevelo, ragazzi, anche quando vi viene in mente. Ogni tanto vi scrivete qualche commento quando i mercati saliranno sopra i massi: ma chi verrà detto che saliranno sopra i massi? Io spero sia così ma noi non lo sappiamo. Quindi beneficio del dubbio, aleatorietà, perché vi dà la possibilità di mettere i piedi per terra e prendere tutto in mano e tornare <ride> a salire. Va bene ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!